Ciao ragazzi. Allora, ve lo ricordate alla preview della vostra auto? Allora, quando vi dico che poi mantengo le promesse, eccoci qui di fronte ad una promessa mantenuta. Land Cruiser, anno 2003, del mio amico Stefano, eccolo qua. Allora, Tutto siamo bene. qua nella splendida cornice di Laveno, più o meno siamo a Laveno qua. Sì, dai, vicino alla Più o Veno, meno là, sì. Lago Maggiore, Milano, cioè Milano, Lombardia, lato lombardo, sponda lombarda del Lago Maggiore, e siamo qui con Stefano che vi ho appena presentato, che è un grandissimo appassionato di ride, di fuoristrada, e poi ti sei iniziato a fare i ride, prima con lei e poi te ne sei comprato un'altra ancora più estrema che vedremo poi in un altro momento. Esatto. Allora, qui siamo di fronte al suo Land Cruiser del 2003, un KDJ DJ 125, che 125, è il passo passo corto, corto, 120 è esatto. il passo lungo. Lui ha preso il passo corto, come vedete, appunto, è stato ottimizzato nell'assetto, che adesso poi ci spiegherà in maniera precisa e dettagliata. E con questo hai fatto il tuo primo ride, no? Diciamo, hai preso, te ne sei andato Ho in iniziato, mio, ho iniziato a viaggiare in Africa Africa. e i primi anni ho viaggiato con questo mezzo. E adesso ci racconterai un attimino e io ve la racconterò un pochino al volante su strada, parlerò di quello che è il comportamento stradale, ma del comportamento fuoristradistico ci parlerà Stefano. Andiamo a Ok, provarla? andiamo. Motore 3000, turbo diesel, 163 cavalli, 300 Nm di coppia, 340. 340. Trovo Ancora una nessuno. plancia moderna ma classica, possiamo dire. Se si fossero fermati a queste plance qua, forse era meglio. Giriamo la schermata. Ecco, com'è che funziona? Lo prendi e lo tieni qui parte in gomma, tienila lì nell'angolo, tranquillo, che lei inquadra tutte e due, stabilizza Ok, da sola. Mettiti la cintura, perfetto. te la sei già messo, bravo. Yes. Allora, cambio automatico, convertitore di coppia, quattro rapporti, Quattro rapporti, molto semplice. marce ridotte, Marce ridotte. doppio serbatoio, vedo perché c'è un indicatore Bravissimo. qui, un indicatore lì. Sì, serbatoio ausiliario da 85 litri più serbatoio suo originale, altri 85 litri. Macchina del 2003 con 180.000 km, ha finito il rodaggio praticamente Sì, sta macchina, sì. possiamo dirlo? Sì, possiamo dirlo. Da poco. Allora, partiamo ragazzi, sentiamo come va su strada. Andiamo. Ha questo assetto meraviglioso che mi sembra rialzato di qualche centimetro, anzi me l'hai detto prima, 5 5 centimetri. centimetri che rialzo, le molle, perché il rialzo è dato dalle molle, poi l'ammortizzatore è quello che frena la molla, insomma, E anche gli ammortizzatori sento però che sono Ammortizzatori Oram Step 3 che sono regolabili in compressione. Oram Step 3, Oram di Milano. Sì. Con serbatoio separato e vanno molto bene. Allora, partiamo dalla posizione di guida, che è assolutamente perfetta, perfetta. Il sedile è leggerissimamente dissassato sulla destra rispetto a volante e pedaliera, ma è molto comoda. Bello come sempre guidare in alto su questo tipo di vetture, ma la cosa che sento subito è l'assetto, che è ottimo anche in strada. Cioè, allora, tu ti sei avvicinato a questa macchina per poter viaggiare. Allora, è tutto nato così in modo naturale barra casuale. E io non sapevo nulla di viaggi, di ride, di viaggi fuoristrada. Entrando in possesso con questo mezzo, volevo dare un senso, perché sai, usarlo in strada mi sembra un po' riduttivo. Va benissimo in strada, devo Va dire che benissimo. questo assetto poi è meraviglioso Certo. perché davvero è sì in punta di piedi ma è precisissima. Tra l'altro è su Uniball anche Sì, lei come il gli ammortizzatori GT3 su Club Uniball, sì. Sport. E quindi è ancora più precisa. Quindi scusa se ti ho interrotto, ti Sì. volevi avvicinare, volevi usarla, volevi Sì, un mezzo volevo da usare. dargli la sua giusta collocazione usandola anche in fuoristrada. E niente, io e mia moglie e mia figlia, che era piccola allora, abbiamo fatto il nostro primo viaggetto in Tunisia con la tenda da tetto. No, diciamo la tenda tradizionale, la tenda da tetto è arrivata dopo. E siamo partiti e ci siamo innamorati, diciamo, di questo tipo di viaggiare. E dopo, da allora, è sempre stato un divenire. Dalla tenda a terra siamo passati alla tenda sul tetto.
e abbiamo viaggiato con questo mezzo per 4-5 anni fino a che poi abbiamo trovato l'occasione di acquistarne un'altra un po' più specifica per i viaggi, sempre Land Cruiser, e diciamo che siamo passati a viaggiare con quell'altra che è molto più comoda, dormiamo dentro e c'è tanto spazio e... Ok, quindi adesso ne hai un'altra per fare i ride più impegnativi. Sì, che uso per fare i viaggi. E diciamo, questa devo dire che con questo assetto, questa la uso come macchina di tutti i giorni. È molto efficace anche in strada, perché si sente che è un assetto professionale, da come comprime, da come mantiene la macchina in linea, una direzionalità ottima. Quindi questa è diventata il mezzo da usare. Sì, è un mezzo che uso ormai a 360 gradi, anche vado a lavorare, insomma, mezzo di tutti i giorni. Sì. Devo dire che è veramente valido l'assetto. I freni sono un po' on-off, come tanti freni delle Jeep. Sì, insomma, non hanno... Non ha molta modulabilità. Esatto, sì, non sono molto modulari. Tieni conto che i dischi sono originali, 180.000 km di dischi originali. Le pastiglie le ho cambiate forse una volta, non so, durano... Adesso vai dritto. Sì, una volta ho fatto le pastiglie. Sì. Beh, questo è anche lo stile di guida tuo sicuramente. Sì, beh, non è una macchina ovviamente che invita a correre, certo. Cioè è sempre fuori strada, perciò è anche inutile ricercare una guida sportiva con un mezzo del genere. Certo. Senti, quindi tu ci hai fatto 100.000 km da quando l'hai comprata, perché se non mi sbaglio mi hai detto che l'avevi comprata con 80.000 km. No, io questa l'ho comprata, questa nuova. Ah, questa è la nuova? Da nuova, sì, da nuova. Dal 2003 nuova. L'assetto, questo assetto ce l'ho da 100.000 km. Ah, ok, era l'assetto, ma 100.000 km, scusami. Senti, pregi e difetti di questa vettura. Allora, i pregi è che pur essendo il Land Cruiser, pur essendo un fuoristrada a tutti gli effetti, basta un po', scocca portante, telaio longherone traverse, ponte rigido posteriore, marce ridotte, differenziale centrale bloccabile, fuoristrada a tutti gli effetti, è un buonissimo compromesso per viaggiare su strada. È molto comodo, è veramente confortevole, confermo, super confortevole, e con questo assetto sembra di guidare una berlina, non un fuoristrada col baricentro alto. È vero. E perciò come qualità stradali, comfort, è veramente comodo viaggiare con questa macchina qui. Adesso la uso anche nelle trasferte di lavoro per andare in Germania ed è veramente ottima per questo impiego. Se c'è la neve non c'è problema, insomma, è molto piacevole da condurre. Poi questo assetto gli ha tolto un po' di rollio, un po' di beccheggio. Esatto. Pur essendo più alta, quindi con un baricentro più alto, però la macchina non si muove tantissimo su strada. Sì, è abbastanza piatta. Poi è un assetto comunque regolabile, perciò uno può, diciamo, regolarlo a proprio gusto. Scusa, vai a sinistra. E adesso prendi la rotonda, vai a sinistra. E difetti riscontrati in questi 17 anni, 18 anni? Allora, è molto affidabile. A me non mi è mai successo niente, ho amici che hanno fatto 600.000 km con questo mezzo facendo manutenzione ordinaria, perciò comunque i Toyota Land Cruiser restano sempre dei mezzi più affidabili della media, secondo me. Infatti in Africa sono riusciti a distruggere, di difendere il Land Rover. Negli anni, proprio per la questione di affidabilità, erano un po' fragilette. In Africa monopolio Toyota. Monopolio da anni, io già 20 anni fa. Certo, è sempre comunque un frutto di un compromesso questo mezzo qui. Sì, perché è un fuoristrada che hanno reso stradale. Esatto. Cioè, parlando di fuoristrada propriamente nell'accezione del termine vera, non ne ha delle prestazioni proprio da fuoristrada specifiche specialista come può essere un Land Rover Defender o come può essere un Toyota Serie 7, che sono proprio dei fuoristrada al 100%. Ha una buona mobilità, però non ha né le capacità né la robustezza di un fuoristrada come quelli menzionati. Insomma, è un compromesso. Adesso vai dritto, perciò insomma, se diciamo uno... che il fatto che l'abbiano, cioè il suo averla resa, il suo di Toyota un po' stradale, rappresenta il suo difetto da purista. Da purista, sì,
perché comunque... Ma non da chi cercava un mezzo che avesse queste caratteristiche. Sì, è un mezzo polivalente. Sì, sì, sì. Pur non essendo un SUV. Perché rimane un fuoristrada. Certo che se io paragono come mobilità e come robustezza a quell'altra, all'altra Toyota Serie 7, la KZ G78 che ho a casa, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Certo che quell'altra su strada è come guidare una camionetta militare degli anni 80, cioè a 100 km orari non si può neanche parlare, non si sente musica, di rotolamento. Cioè, è un camion, insomma, non è un mezzo confortevole su strada, è molto più estremo. Ma poi lei è anche nel modo in cui procede molto Toyota. E quando dico è molto Toyota, voglio dire che... Adesso vai dritto. Ancora dritto. Scusami. Quando dico che è molto Toyota, vuol dire che la senti leggera, affidabile, solida, pur non avvertendola pesante al volante. Sì. Beh, devo dire comunque che, insomma, per gli anni che ha, per i chilometri che ha, che non sono tanti, 50.000 su questo tipo di vettura, assolutamente, sarà anche merito dell'assetto che hai fatto, ma la macchina si conduce veramente in maniera strepitosa e perfetta. Sì. Cioè, adesso qui a destra, questo assetto che ti ha fatto la Orom è veramente, no, funziona veramente piacevolissimo. Poi è revisionabile completamente, io l'ho già revisionato una volta e torna come nuovo. Ecco, adesso sarebbe bello fare un po' di fuoristrada, ma si può no. E qua, scusa. Allora facciamo qualche salitina. Cioè, qua è quasi. Guarda come l'assorbimento della spirità è meraviglioso. Poi lei col passo corto comunque si districa bene, anche in queste stradine. Sì, è un po' più maneggevole rispetto al passo corto. Certo. Ma guarda, devo dire che ho avuto qualche Jeep nella vita, anche rialzata. La cosa che più mi ha colpito e mi sta colpendo è questo assetto, che è veramente fantastico. Quindi adesso poi sono curioso di vedere anche il 78, ma già questo, per come l'hai messo, l'hai reso un'ottima stradista in grado di poter fare anche dei ride leggeri, diciamo, no? Sì, sicuramente. Adesso bella, devo dire che fa parte di quelle macchine che uno a volte, magari ne vediamo tante, perché di questo modello qui, di questo KDJ 125, ne hanno vendute diffuso, tante, certo. E adesso sappiamo anche come va, quindi grazie Stefano, complimenti per come l'hai tenuta, perché la macchina è anche tenuta molto bene dentro, fuori. Sì, cioè, sì, per essere stata, diciamo che qualche usato, segnetto d'uso c'è, però sì, meccanicamente, ma pochissimo, l'ho sempre tenuta veramente in ordine, tagliandi e quant'altro. Quei due serbatoi, che autonomia riesci ad avere? Non abbiamo parlato dei consumi. Questo è con piede abbastanza leggero, su strada si riesce a fare anche i 12-13 con un litro, con questo mezzo. Perciò passo abbondantemente i 1500 km con i due piedi. Bella lì, qualità Toyota, affidabilità Toyota. Ci siete, ragazzi, dopo 18 anni avere un mezzo che va così, 17 anni, insomma, è sinonimo di qualità intrinseca, qualità costruttiva e tante altre belle cose che rendono appunto i Toyota Land Cruiser le auto più affidabili per chi ami andare veramente in strade bianche, sterrati pesanti, finanche. Sì, o semplicemente magari lontano da casa, in paesi un po' più particolari, dove magari l'assistenza non è come essere in Europa, insomma, perché sono anche abbastanza semplici da riparare. Già qui c'è un po' di elettronica, sì. L'altro forse, il 78, l'altro sicuramente, ma rispetto a quelle di oggi possiamo dire che nel 2003 l'elettronica non era ancora molto così invasiva, no, certo. Era abbastanza ancora semplice. Perciò altro dato che per chi ami poi viaggiare deve far riflettere. Stefano, grazie mille, abbiamo mantenuto la promessa, perché dalla vostra auto abbiamo fatto anche, cioè dalla preview la vostra auto abbiamo fatto anche la vostra auto. Grazie mille, ci vediamo col tuo prossimo mezzo e per il momento buona passione a tutti, commentate, iscrivetevi al canale se vi va, se non vi va andate a ciappare i rat, problemi gaming, vi aspetto al prossimo video.
e ti sei preso anche due paccherini. Paccherine. Grazie. Ciao mille. Ragazzi, buona passione a ciao, tutti. Ciao. Grazie Stefano. Ciao. Grazie mille.